Oggi è il giorno 16 dei 21 giorni con gli oracoli dell'amore, gli oracoli di Eros e Psiche, dal sito www.divinart.it, il nuovo sito che pubblicizza, che presenta il libro con gli oracoli. Siamo qua per una nuova lettura. Siamo, plurale maestatis, sono qua per donarti questa lettura con relativi rumori di sottofondo e anche con le emozioni di sottofondo, perché ogni giorno presto attenzione a cosa provo, cosa sento, che cosa mi verrà di dire, non ho la più pallida idea. Però si stanno muovendo delle emozioni intense oggi. Da una parte una bella notizia, perché comunque ieri l'oracolo aveva azzeccato completamente. Sentivo che stava iniziando un nuovo percorso, un nuovo viaggio, e sentivo la carta lo diceva chiaramente e non ho fatto altro che leggerla. E quindi il passaggio di elemento. E questo mi rende molto felice da una parte. E dall'altra ci sono sempre anche altre emozioni in movimento. E oggi mi è venuto in mente una cosa riguardo l'amore, perché ho detto, sì, va bene, gli oracoli dell'amore, il mito ci guida tantissimo, però c'è una fase anche nel mito, no, nel quale la psiche si innamora. E quando si innamora, spesso, quando si innamora, lei pensava appunto di innamorarsi di un mostro, ma in realtà invece lui è bellissimo, lui è, e si innamora perché lo vede bellissimo, anzi, lo è, Eros. Invece lì in quel momento se ne va perché non erano così i patti. Lei non avrebbe dovuto, cioè loro potevano stare insieme solo di notte, al buio, notte appassionate. Amore più non posso, Eros più non posso, ma quando lei, spinta dalle sorelle invidiose, da questa sfida, mosso dal dubbio, vuole vederlo e in quel momento prende appunto la lampada ad olio e si china verso di lui, due gocce di olio cadono sul suo corpo nudo. E si sveglia e così in quel momento si punge anche con la freccia che era destinata a lei inizialmente. Quindi c'è tutta una storia, insomma, di innamoramento. E ho detto, ma come posso parlare? E ho chiesto la carta. Che carta verrà oggi per parlare di innamoramento? Non solo una carta, ho chiesto, non solo ad una carta ho chiesto aiuto, a volte si può chiedere aiuto anche ad un libro. Amo i libri, soprattutto perché sono sempre fonti di ispirazione, ovviamente. Anche oggi è arrivato un corriere di Amazon per portarmi dei libri. E quindi siamo sempre immersi da tanti libri, oltre che anche la passione per scriverli. Spero di scriverne altri insieme anche con Cinzia. Sto spingendo anche lei a fare questa cosa. Bene. Allora, qual è? Intanto cominciamo dalla carta. E eccola qua. Arrendersi. Arrendersi. Anche questa è una carta che non è mai uscita in questo contesto. È uscita per un'altra lettura che ho fatto in privato, ma questa, in questa occasione no. Perfetta, perché ho detto, beh, mi sono detta, cosa possiamo fare quando incontriamo delle persone che in qualche modo ci deludono, che sia una relazione che sia più duratura, meno duratura, però diciamo che la delusione c'è, perché c'è una prima fase di innamoramento in cui insomma, sentiamo tanta attrazione, tanta pulsione, tanto desiderio. E poi però arriviamo alla realtà. E quando si arriva a questa realtà, boh, cioè, si cade, non so, si cade in una sorta di anche
così, di mancanza di desiderio, di delusione, per qualsiasi motivo, non siamo lì a dire quali motivi, ce ne sono tanti. E cosa ha chiesto? Ha chiesto aiuto anche da un libro, che poi vi dirò. Però intanto la carta, che cosa ci fa vedere? Che cosa ci mostra? Lei è psiche, è proprio psiche che ha visto Eros è fuggito dalla mamma e lei è rimasta lì così, che sta col cuore ferito. Quante volte siamo così, rimaste ferite dall'amore? Perché sembra un paradosso, perché come può l'amore ferire in realtà? Ma perché abbiamo un'idea a volte dell'amore che è ancora un po' romantico, forse, perché in quella fase abbiamo, cioè, dell'innamoramento non tocchiamo non possiamo vedere la realtà, cioè noi ci innamoriamo di quello che immaginiamo, che vediamo nella nostra mente, e non della persona nella sua realtà, nella sua dimensione più o meno umana, no? Lo vediamo un po' come un dio, un semidio, questa persona di cui ci innamoriamo. E parlo di persona perché può essere anche una donna, può essere, cioè, anche, insomma, non ci, non, questo non significa che, cioè, l'amore è quello, l'amore, l'innamoramento è quello. E quindi questa carta oggi mi dice, per questa delusione che io sento nei confronti di una determinata persona, dico, ok, va bene, cosa devo fare? Accetto. Devo accettare, devo arrendermi. Non lo so che cosa succederà, ma io mi devo arrendere all'evidenza. E mi sono arresa, in effetti. Mi sono arresa perché è inutile insistere, è inutile voler trattenere una persona quando questa se ne vuole in qualche modo per motivi, cioè se ne vuole andare, o vuole uscire da questa relazione. E noi siamo ancora lì che l'aspettiamo, questo Eros, però. E a volte ci mettiamo anche in cammino, in viaggio per andarlo a cercare. E Psiche fa questo, Psiche si arrende, ma c'è qualcosa più forte di lei che, essendo stata appunto ferita, ha questa ferita dell'amore, deve andare a risanarla quella ferita. E quando tocchiamo anche il piacere, l'amore, e questa ferita, ve l'ho anche detto, già detto, ma questa ferita si riapre e fa male un po', più o meno male. E vuol dire che c'è ancora qualcosa da sanare, da pulire, da comprendere nella nostra mente. Abbiamo anche diversi modi, insomma, di poterlo affrontare. Questa sorta di delusione, di fine. Di tristezza, di malinconia, lei è piuttosto triste in questa fase, no? Abbattuta. A parte che lo è sempre stata, psiche così, fin dall'inizio del mito, si dice che insomma lei si voleva sempre buttare dalla rupe. Okay? Ma c'è qualcosa, ci sono degli aiuti che la sostengono, no? C'è qualcosa che la sostiene. E in realtà, anche se lei avverte che Eros è lontanato da lei, in realtà è sempre con lei. È che lei deve comprendere la natura di questo amore, co cos'è, com'è, se vale la pena, se vale la pena fare questo viaggio. Io dico che vale sempre la pena, anche quando poi con una determinata persona, questo poi diciamo il suo lavoro si è concluso, no? La presenza di questa persona nella nostra vita arriva a una sua conclusione o una trasformazione. E quindi questo è da accettare. La resa è mollare la presa, non voler a tutti i costi controllare, tanto più nei confronti di Eros, della potenza divina, no? Dell'amore. Quindi anche lì accettare di ricevere e di accogliere l'amore è già un arrendersi, altrimenti questo non avviene, non può avvenire. E poi insomma è la nostra biologia che decide a volte quali sono gli uomini o le persone, insomma,
di cui ci possiamo poi innamorare, perché non è tanto solo la mente che agisce in questo caso. Allora, veniamo quindi a questo mi conforta allo stesso tempo, perché mi dice, avendola contattata questa energia in maniera molto profonda, l'ho sentito che in quel momento lì proprio bisogna lasciare andare, lasciare che ci siano, che si compia qualcosa, questo percorso, questo flusso. È qualcosa che ci attraversa, che se poniamo resistenza, questo ci blocca. In realtà abbiamo delle esperienze da compiere, da vivere, che non possiamo comprendere prima. Comprendiamo dopo, cioè le viviamo e poi le comprendiamo, le facciamo nostre. E mentre le viviamo in questo processo, che anche così avviene nel processo creativo, mentre le viviamo, queste arrivano anche delle consapevolezze del corpo, che sono collegato a quello, che siamo poi in tutt'uno in realtà, anima e corpo e spirito, quindi. L'amore è questo collante universale che collega tutto. Se non c'è quello, non ci sarebbe neanche la vita. Ma cosa diverso dall'amore romantico, come a volte l'abbiamo visto, ce l'hanno raccontato o in cui abbiamo creduto. Arriviamo ad un amore diverso, che si trasforma e ci trasforma. Mi dà speranza, ecco. Carta, perché nonostante la delusione, a volte, che umanamente si prova, che anche se sappiamo ci caschiamo sempre, ma è una condizione proprio da attraversare. Io sì, ok, vediamo cosa succede dopo. E se sempre è un passaggio, ecco, un passaggio, ci sarà una rinascita, ci sarà un rifiorire di nuovo. E quello il viaggio che poi fa anche Psiche nel mito che incontra Ade, va giù in profondità, ma non è che va da Ade, confonde, cioè comunque ha un incontro insomma ha delle prove dure da superare per poi riconquistare il vero Eros, che è la bellezza dentro di sé, la vera bellezza, non quella esteriore per la quale lei. D'altro non era neanche felice di essere così bella, e che aveva scatenato le ire di Venere per questa bellezza. Bene, la via della bellezza è la bellezza che salverà il mondo, e qualcuno ce lo ricorda, qualcuno ci sussurra ogni tanto all'orecchio questo, anche nei momenti in cui siamo così afflitte o afflitti, no? Piegati su noi stessi, senza speranza. Ma è proprio in questo gesto di arrendersi che avviene qualcosa, che succede qualcosa simultaneamente. O accetto questa situazione. E mentre l'accetto ne esco fuori. È quando resisto che questo non avviene. Continuo a sbattere la testa, no? Questo sul problema. Sembra facile, no? Che diceva che è tutto questo in una carta. E tutto questo momento, sì, abbiamo questa moltitudine di aspetti, di possibilità che però non vediamo. Perché non li vediamo? Anche questo è da vedere perché. Non vediamo, è da vedere perché non vediamo. In aiuto oggi volevo presentarvi, ma anche semplicemente leggendo qualcosa. Della carissima Patrizia Sumitra Beni, che ho avuto il piacere di conoscere in un percorso con lei, e che stimo tantissimo, e che mi ha aperto veramente alla voce del cuore. E questo libro, Donne che amano gli stronzi. Oh, un titolo coraggioso, Sumitra, quando l'ho presi. Wow, è proprio così.
perché a volte ci appare in questo modo. E in questo libro, cioè questo libro ve lo consiglio, proprio perché dalla sua esperienza di vita, ma anche di conoscenza, perché è una coach splendida, che ha diciamo, una preparazione non indifferente, però ha dato modo di toccare giusto, giusto, con precisione i punti essenziali proprio con l'intento di darci un aiuto, no? Proprio quando siamo un po' in questa condizione. È possibile che gli stronzi li trovo solo io, quante volte l'abbiamo pensato, no? E quindi parlavamo prima di come mai io non vedo all'inizio, no? Parla quindi della prima parte del libro, parla proprio dei vari tipi di innamoramento. E ve lo leggo solo una parte e dice. Ma perché allora noi, cioè, vediamo, cioè, ci imbattiamo sempre negli stessi quasi, no? Quasi che, insomma, eppure sì, com'è che ci innamoriamo sempre dello stesso modello? E lo spiega molto bene. Questa donna incontrerà centinaia di uomini, dice, eppure solo quelli simili al modello di padre che lei aveva idealizzato. Nonostante il genitore avesse un orribile carattere, entreranno consapevolmente nel suo campo visivo, per questo dicevo, noi abbiamo con l'intuizione, con tutti, diciamo, gli strumenti che ci aprono l'intuizione, cominciamo ad aprire questo campo, altrimenti noi vediamo solo una parte limitata dalla realtà. Oltretutto siamo noi che la creiamo, dei nostri pensieri. Devono ricrearlo. Quindi entreranno consapevolmente nel suo campo visivo e alcuni in quello relazionale, quindi ancora più stretto. Cosa che la indurrà a dire ancora una volta: possibile che gli stronzi li trovo tutti io? Inconsapevolmente, infatti, è proprio quel tipo di maschio che lei va cercando. Sono alcuni gesti, alcune parole. Il portamento, il tono delle sue risposte, la naturalezza degli atteggiamenti prevaricatori che fanno scattare in lei quella sensazione di spazio conosciuto e quindi illusoriamente sicuro, perché la mente va alla ricerca della cosa sicura, okay? Perché l'ha già vista, l'ha già vissuta, pur che non fosse neanche felice, non importa, ma quello è il modello, è l'imprinting. O dalla parte della madre o dalla parte del padre, okay? Queste due figure. E anche nel mito sono presenti, però dopo un po' spariscono, sparisce quel modello lì e vengono fuori altre figure. Come detto, non si tratta di una selezione consapevole, anzi, a livello di consapevolezza, e parliamo della consapevolezza più razionale, quella legata alla mente. Quella donna scapperebbe più volentieri a gambe levate da un uomo che sicuramente le farà rivivere lo stesso dolore e la stessa umiliazione provate nell'infanzia. Il problema è che quel tipo di uomo è, tra i tanti, l'unico che lei noterà nel suo cammino. La neuropsicologia la chiama attenzione selettiva ed è lo stesso meccanismo che si attiva quando siamo incinte o quando ci viene voglia di comprarci un paio di pantaloni rossi o, dico io, o una macchina gialla, qualsiasi colore, qualsiasi cosa. Ci guardiamo attorno, cioè prima l'abbiamo pensata, no? E vediamo solo pance in attesa e donne che indossano pantaloni rossi, come se tutte avessero avuto la stessa idea nello stesso momento. Quante volte gli sarà capitato? La verità, ovviamente, è che tutte quelle pance, tutti quei pantaloni rossi c'erano già anche prima, ma la nostra attenzione selettiva non li aveva registrati. L'attenzione selettiva è un sistema che la mente mette a punto per elaborare solo un numero limitato di informazioni. Tra i miliardi di miliardi che
gli stimoli che costantemente la bombardano, se no non impazziremmo, no? Non potremmo vivere se avessimo sempre presente una casa. Insomma, queste sono memorie che vengono appunto, secondo me, nella parte più profonda, nella parte subconscia. Okay? Quindi, attenzione a questo sistema. Gli studiosi dell'attenzione selettiva definiscono come un radar che abbiamo nel nostro cervello e che mostra solo quello per cui è stato programmato. Quindi il viaggio con Eros è un viaggio per conquista della propria libertà e quindi anche scardinare, e arrivano queste prove per scardinare questi modelli di attenzione limitata. E quindi per questo parlo di guarigione anche, no? Delle ferite, perché quelle le ferite sono proprio degli imprinting che abbiamo ricevuto, dai quali abbiamo sviluppato il senso di colpa, l'educazione, tutto quello che c'è, i modelli che abbiamo di riferimento culturale, eccetera, dai quali anche quello di essere, dico io, no? Di essere nati in una famiglia di un certo tipo. Ci sono passate dalle nonne, dalle bisnonne, dalle nostre antenate, modelli femminili, modelli femminili di un certo tipo, col quale dobbiamo poi, che poi dobbiamo imparare a riconoscere, a vedere come siamo stati programmati. Ma questo non è che non ci sia via d'uscita, la via d'uscita c'è, ma è un altro tipo di consapevolezza, è attingere a un altro tipo di coscienza. Più allargata, quindi parliamo proprio di allargare questo campo. Questo anche fa l'oracolo in sé. È colui che è in contatto, colei che è in contatto attraverso del medium, no? Contatto con quella mente universale. Tutti ce l'abbiamo, tutti possiamo essere attinti a quella consapevolezza, a quella voce, sapendola poi, imparando poi a riconoscerla. Come si fa a riconoscerla? Ne parleremo in una prossima puntata, come riconoscere quella voce. Intanto ringrazio, saluto da qui Sumitra e il suo libro, che voglio proprio mostrarvi, perché è davvero un libro illuminante. Donne che amano gli stronzi. A buon intenditor, poche parole. Ok, bene, a presto, alla prossima e buona fine domenica.